Prego il pubblico di accomodarsi. Tanto benvenuti a tutti e grazie di essere qua. Il dibattito di stasera è un incontro con l'avvocato Marco Mori. Cercherà di spiegare le ragioni del no a questa consultazione referendaria del 4 dicembre. L'incontro è stato promosso dal gruppo MPD dentro il Sassari. Ricordo che domani a Sassari ci sarà la stessa conferenza, sempre con l'avvocato Marco Mori. Questo incontro è stato promosso, dicevo, dal gruppo MPD di Sassari e dal blog dell'Uranibus. Che attraverso le loro perché mi vogliono collaboratore dello stesso blog. Do la parola e un saluto al sindaco che ci ha onorato la sua presenza insieme anche ad altri esponenti, mi pare per più uno. Grazie due per l'assessore Sandra, quindi grazie. Passo la parola a Giulio Rignante che fuggerà il moderatore, però prima ancora vi saluto il sindaco Andrea Pietro. Do il vostro microfono, se è sempre questo Andrea. L'Europarlamentare e il segretario votano, il ministro guarda caso vota sì, perché
Quindi creare un nucleo di potere che può fare una riforma costituzionale è già sbagliato di partenza. Cosa dire? Il Senato delle regioni. Cosa dice il primo articolo della Costituzione? L'Italia della Repubblica Democratica fa la sua cosa. La sovranità appartiene al popolo. Quindi tu non puoi legare i consiglieri regionali alla legge dei senatori. Perché intanto diventa un senato di dopo la crisi, cioè uno fa il consigliere regionale, poi quando ha finito il suo opere va a fare il senatore. Poi i sindaci, siamo, non ce la facciamo neanche a fare, non abbiamo il tempo, non ci basta manco per fare il nostro opere, dobbiamo andare a fare i senatori. E per cosa? Perché invece non ha avuto il coraggio di cambiare il sistema a farlo diventare monocamerale? Cioè, lasciamo solo la Camera. Cosa vuol dire a fare un senato che non ha potuto? Tra l'altro il Senato delle Regioni con 5 senatori a vita, nominati in base alla loro valenza, al loro contributo che hanno dato all'Italia. Allora cosa c'entrano con le regioni se sono senatori a vita? Cosa c'entra un Senato che non dà la fiducia? Un Senato di cui rimane, nel quale rimane tutta la macchina organizzativa di quella che costa? E allora non è la più facile se vuoi dire il cambio, ridurre a metà la Camera e il Senato, lasciando le competenze uguali, se vuoi ricoprire gli stipendi dei senatori, se poi pensi che sono gli stipendi dei senatori a creare le difficoltà economiche dell'Italia. Quando Renzi è arrivato al governo, l'Italia pagava uno spread che stava già scendendo, ma era sempre sui 400 punti. Ora, grazie a Dio, grazie alle lame, paghiamo circa 7 miliardi di euro di interessi l'anno. Vi siete mai chiesti come mai non state 7 miliardi di interessi in meno, abbiamo 8 miliardi di debito in più? Dove sono andati questi 15 miliardi? Se Renzi dice che risparmia, non paga più debiti, eccetera, perché non ce lo spiega? È un calcolo matematico. Se diminuisco come uscire per gli interessi, aumenta il debito, vuol dire che rispetto dove? C'è stato qualche settore che è migliorato, dove si investe di più, la sanità, la pubblica istruzione, il lavoro. Stiamo godendo, e dietro il mio devo fare solo il saluto, delle disgrazie altrui, qua la gente sta prendendo in Italia o in Sardegna, perché c'è la guerra in tutti i posti, non è merito nostro se c'è la gente, speriamo di riuscire almeno a mantenerla. Altrettanto dicasi per i poteri delle regioni che vuole sopprimere un casamento di causa della supremazia, che è una riforma quasi fatta per chi lui pensa di continuare a governare le solitudini e fare quello che vuole, altro sbaglio. A questo punto il CNE e le province sono una fuori di filo. Perché? Perché se mi fanno domanda secca, cioè, sapete cos'è il CNE? Sapete che costa poi i soldi? Se lo aboliscono non siete contenti? Sì. Le province le raccogliamo? Sì. E poi però i dipendenti li pagano. Abbiamo pulito quando abbiamo fatto la riforma delle province, vado sullo spiccio, Ferre Sani e la sua giunta. Sì, abbiamo risparmiato i loro stipendi. Tutti i dipendenti della provincia, parlo della provincia nostra, sono tutti lato vero, giustamente perché non si fa il rischio di gestire i dipendenti. Ma la spesa è rimasta a tardi al 5%, la differenza non sanno cosa fare. Quindi le riforme, se si fanno, si fanno per avere, per migliorare, non per tornare indietro. Professor Giovanni di Sardegna, che si chiama riformatori, no? Sono colleghi, ma è una battuta che non sentire. Ogni volta che ci riuniamo perché c'è da fare la giunta, vogliono sempre la sua della Repubblica. Quello delle riforme del regionale non hanno mai avuto in 20 anni, quindi vedete bene che l'epiteto di la nomea di riformatore per avere Renzi non serve, serve solo essere più seri. Noi credo, voi vogliamo riformare, ma per cambiare il meglio, non per aumentare la dismisura dei poteri dello Stato, quindi di un premier non eletto a dismisura, di un Parlamento che non è legittimato neanche a fare la riforma costituzionale, quanto la legge che ha eletto il Parlamento in vigore, è stata dichiarata costituzionale, professor Parco, no? È chiaro che prima della costituzionale dobbiamo andare a casa immediatamente, ha detto no,
sottoscritto, e chi lo vorrà seguire questo mese a Rotti potrà no. E no significa no per cambiare, non no alla riforma. Grazie per l'opportunità. Allora, io
non c'è, cioè, il ferro carbone di Troia che sta, che vogliono inserire dentro questa riforma qua, e che nessuno vi racconta, è quello che si chiama il vincolo esterno. Il vincolo esterno è qualcosa che è stato già inserito in una modifica costituzionale che avvenne intorno al 2001, se non ricordo male, con l'articolo 117. Però questa volta, negli articoli 55, 70 e 117, stanno introducendo il vincolo esterno. Che cos'è il vincolo esterno? Il vincolo esterno è l'obbedienza assoluta a tutti i vincoli di bilancio europei, a tutte le normative europee, a partire dal Trattato di Maastricht, di Lisbona, i famosi numeri magici del rapporto deficit PIL, del rapporto debito PIL, insomma tutte queste pastiglie al veleno che hanno sostanzialmente distrutto e messo all'angolo il nostro paese. Noi quindi che cosa succede se passa il sì a questa riforma? Passa una cosa fondamentale che nessuno ci dice, e cioè che in questo momento noi siamo costretti ad obbedire a quanto vi ho detto, cioè alle leggi europee, all'ordinamento europeo, perché abbiamo firmato dei trattati che sono stati ratificati in Parlamento. Se passa il sì a questi trattati, a queste cose qua, noi dobbiamo obbedirci per Costituzione, e questa è una cosa gravissima. Questo vuol dire anche che oggi noi, se avessimo una maggioranza parlamentare come quella che aveva Nigel Farage in Gran Bretagna, no? Con Lucchi, noi, invocando ad esempio l'articolo 50 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, saremmo in grado di uscire da questa trappola dalla sera alla mattina, come dice Gorghi, da Natale a Capodanno, trovandoci con una nuova valuta di Stato, sostanzialmente. No? Però se passa il sì, noi questa carta ce la giochiamo per sempre. Cioè, bisognerebbe rimodificare l'intera Costituzione, non ci saranno mai i diritti del Parlamento favorevoli, quindi si andrà al referendum, e in questo frangente di tempo, visto che non possiamo mettere moneta, la dobbiamo chiedere un prestito o comprarla dai mercati di capitale, i mercati di capitale saranno portati a portare gli interessi sui titoli di Stato alle stelle e portarci praticamente a fare default o a essere addirittura commissariati. Pensate che in Grecia, quando si verificò una situazione del genere, i titoli di Stato, cioè gli interessi sui titoli di Stato arrivarono anche al 47%. Quindi questa è la vera insidia che si nasconde dentro il referendum costituzionale: privarci di tutte le sovranità che ancora la nostra Costituzione ci ha lasciato. Ecco, io vorrei chiudere il mio intervento, mi scuso se mi sono dilungato, con le parole di un grande padre costituente, Piero Calamandrei. Piero Calamandrei fece un discorso bellissimo che è durato circa mezz'ora nel 1955, in occasione dell'inaugurazione della facoltà a Milano, sì. Vi leggo un estratto di questo discorso, sono otto righe, no? E quello che Calamandrei concluse dicendo: quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ad ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono impiccati, nei campi dove furono fucilati, dovunque è morto l'italiano per scappare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Spero che il 4 dicembre, quando avrete quella penna gialla dentro la cabina elettorale, vi ricordiate anche delle parole di Piero Calamandrei. Grazie. Lascio la parola adesso a Marco Mori, che è meglio. Grazie Antonello.
Allora, io spesso a queste conferenze che stiamo attuando in Italia spiego sempre che la campagna referendaria, sia per quanto riguarda il no che per quanto riguarda il sì, ha parlato di tutto tranne che dello scopo di questa riforma costituzionale. Si è completamente perso il nocciolo del problema, si è andati su temi secondari, soprattutto laddove dobbiamo ricordare che il vero problema è ciò che davvero mette in pericolo l'equilibrio e il bilanciamento dei poteri dello Stato è in realtà la legge elettorale, l'Italicum, e non troppo la riforma costituzionale sui punti di cui abbiamo parlato. Partiamo dalla lettura di una dichiarazione del ministro della giustizia in carica, Orlando, una dichiarazione che avrebbe dovuto essere sui telegiornali, in una pagina sui quotidiani nazionali, una dichiarazione di cui tutti dovrebbero parlare e tutti dovrebbero conoscere, che invece potete trovare soltanto in rete guardando la conferenza a cui aveva partecipato la Versiliana insieme a Greg Belsky. Orlando ha dichiarato questo in merito a quanto accaduto già nella riforma costituzionale del 2012, quella che tra l'altro ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione, ovvero un principio di pregiudizio economico, poi vi spiego il perché. Ma partiamo dalla dichiarazione. Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto. Faccio un esempio. La modifica, devo dire, passata abbastanza sotto silenzio, della Costituzione per quanto riguarda il tema dell'obbligo del pareggio di bilancio non fu il frutto della discussione nel Paese, fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea disse: omettete questa clausola nella vostra Costituzione o altrimenti ci siamo imminenti e non ci sono più gli stipendi alla fine del mese. Io devo dire che una delle scelte di cui mi vergogno di più, una democrazia, questa come la Grecia, come altre, sono state messe di fronte a dei fatti compiuti che si erano determinati in ambito di carattere finanziario. In sostanza, il ministro attuale, quindi uno dei membri del governo che ha licenziato questa riforma, parlamentare nel 2012, ci dice che sono stati i poteri sovranazionali non democratici a imporci il cambio della Costituzione. Questo è assolutamente surreale far valo con quello che aveva già detto Antonello sulle dichiarazioni di Jim Morgan, anche queste clamorose, dove nel maggio 2013 la Banca d'Affari ci chiese espressamente di modificare le istituzioni del Sud Europa perché troppo garantiste di alcuni specifici diritti, tra cui il diritto al lavoro, le troppe tutele dei lavoratori, il diritto anche di protestare quando c'è dissenso verso una decisione presa dallo status quo. Questo ragionamento, che può sembrare in realtà complottista o particolare o strano, è un ragionamento fatto proprio già dal nostro padre costituente nel 48. Cioè, quando si scriveva la parte economica della nostra Costituzione, ovvero quella parte della carta che doveva rendere possibile l'attuazione dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili dell'uomo e che doveva mettere sotto controllo e a barra questi poteri finanziari, si dibatteva esattamente di questo. Cioè, quando si è detto con l'articolo 41 che l'iniziativa privata doveva sì essere libera, ma sempre sottoposta al controllo dell'interesse pubblico, ad opera di un Parlamento democraticamente eletto, si diceva semplicemente, si prendeva semplicemente atto di quella che era la natura umana. E quindi si spiegava che sì, soprattutto lo diceva qualcuno che aveva sofferto già precedentemente delle tragedie della guerra, e quindi evidenziava come l'egoismo fosse un motore, ma l'egoismo doveva essere indirizzato, controllato, coordinato, altrimenti finiva con un travolgere il potere politico. In particolare sull'articolo 42, sulla funzione sociale della comunità, si richiedeva che essa diventasse accessibile a tutti, con la conseguenza di dover vietare gli accentramenti eccessivi di capitale, per un semplicissimo e banale motivo: che l'accentramento eccessivo di capitale non è quello che riguarda noi
lavoratori, industria, eccetera, riguarda ovviamente i grossi gruppi internazionali, internazionali, multinazionali, gestori dei settori finanziari della moneta. Sono poteri che per definizione, come ricordava in particolare Gustavo Bidini nel 47, se anche potessero essere economicamente più vantaggiosi, diventano necessariamente quel potere politico che non ha altro fine che il perseguimento dell'interesse privato, che a un certo punto travolge completamente il settore democratico, esattamente come ci ricordava Orlando, perché Orlando è impazzito oppure ci ha detto semplicemente la verità, verità che tra l'altro non è nuova, perché già Caravaglia nel 2011, deputato della Lega, senatore anzi della Lega, ci ricordava come già allora le posizioni del governo Monti furono decisive in commissione al Senato di fissare la BCE e minacciare direttamente le forze parlamentari o appoggiate il governo Monti oppure voi fallite domani. Ecco, il pericolo segnalato dai vari costituenti su questo tipo di assetto economico, opposto a quello dei trattati europei, che poi a questo punto i trattati europei non riconoscono il limite dell'interesse pubblico nell'economia, non riconoscono un settore economico in cui lo Stato non deve mai entrare. Ma i costituenti ci ricordavano quindi che questo modello aveva causato la seconda guerra mondiale. Cioè, la Costituzione antifascista c'è scritto che fascismo e nazismo sono la conseguenza di queste politiche economiche. La reazione sbagliata ad un problema che portò il mondo in guerra, ma il problema è scaturito e generato da un mercato senza controllo. Pensate che Aldo Moro parlava addirittura di un coordinamento, di un controllo, di un'organizzazione globale, quindi mondiale, dell'economia, ipoteticamente ad attuarsi attraverso le Nazioni Unite. Quindi si concepiva il problema intrinseco di questa materia, che non voleva dire che c'era un impatto su questo allora di passare al comunismo, perché il comunismo ha lo stesso vizio del neoliberismo, nel senso che non prende atto della natura umana. Quindi il comunismo, a mio avviso, è moralmente superiore a un sistema capitalistico puro, ma solo moralmente, perché dall'atto pratico, se una persona non può avere più di un'altra, tenderà a rilassarsi. Quindi la Costituzione si fissava nel mezzo dei due criteri semplicemente perché prendeva atto della natura umana e cercava di creare un modello che la valorizzasse al meglio. Quando poi a questo punto veniamo alla nostra riforma, su cui dobbiamo votare il 4 dicembre, e prendiamo in mano invece delle chiacchiere la relazione preparatoria del governo di riforma, cioè il governo, in un testo pubblico che trovate sul sito del governo, del Senato, eccetera, dice perché sta cambiando la Costituzione. C'è la spiegazione al decreto, al disegno di legge. Ecco, la relazione, pagina 1, dice queste cose. Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni che hanno prodotto rilevanti effetti sui rapporti tra governo, parlamento e autonomie territoriali, incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato. Allora, questo concetto quindi di cambiamenti globali che incidono sulla forma di Stato può lasciare inizialmente un po' indifferente chi non è un giurista puro, però ricordiamoci subito che la forma di Stato è immutabile, cioè la forma repubblicana definitiva non può essere cambiata, addirittura cambiare la forma di Stato è reale, punito dal codice penale. Quindi già una reazione del governo che parte dicendo che problemi esterni, quindi chiaramente collegandoci a Orlando capiamo di cosa si tratta, quindi poteri economici internazionali, hanno nei fatti, sono stati in grado con la loro forza che mette i parlamenti di fronte ai fatti compiuti di cambiare surrettiziamente la forma del nostro Stato e la forma del nostro governo, e loro lo hanno detto. Allora dicono che questo è avvenuto senza però tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto costituzionale. Cioè la Costituzione in questo momento non è adeguata a questi nuovi interventi. Cioè, detto in altre parole, ad oggi questo stato di cose sarebbe incostituzionale, quindi illegittimo. Poi arrivano al punto, e qui sono chiarissimi, non c'è neanche da interpretare, lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e in particolare l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea. È chiarissimo,
adeguare il nostro ordinamento alla governance economica europea, quello di interesse economica, e non solo, e alle relative stringenti regole di bilancio. E ne lo spiego la prima pagina della relazione, subito. Non c'è risparmio, la riduzione del capitalismo, non c'è la riduzione dei costi, c'è il dovere essere obbligati per costituzione a rispettare le stringenti regole di bilancio europee. E ancora, le sfide derivanti dall'internazionalizzazione delle economie, dal mutato contesto della competizione globale, le spinte verso la compiuta attuazione della riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, l'esigenza di coniugare quest'ultima con le rinnovate esigenze di un governo unitario della finanza pubblica connessi agli impegni internazionali. Il complesso di questi fattori ha dato luogo a interventi di revisione costituzionale rilevanti da quello che ci sottoscritti, cioè quello che abbiamo fatto nel 2001, nel 2012 era rilevante, però era troppo poco, che hanno da ultimo interessato l'articolo 81, appunto il pareggio di bilancio, 97, 117, 119 della Carta, ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma in grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello tra Unione Europea, Stato e autonomie territoriali. In sostanza, cambiamo la gerarchia delle fonti. L'Unione Europea diventa sovraordinata a ogni altra norma. Voi direte, ma era già così? No, ve lo raccontano. In realtà la Corte Costituzionale, ancora con la sentenza 238 del 2014, aveva ribadito quella giurisprudenza fondamentale, benché ignota, dei cosiddetti controlimiti all'ingresso del diritto internazionale nel nostro ordinamento, tra cui anche le norme dell'Unione. La Corte Costituzionale quindi ha ribadito un indirizzo costante in cui qualora una norma dell'Unione Europea è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento e con quelle norme che sono l'esplicazione, l'attuazione, cioè le norme della parte prima, queste norme sono incostituzionali. Quindi il cambiamento surrettizio in corso dovuto a poteri sovranazionali che vengono in Parlamento di fronte a un fatto compiuto era incostituzionale. Si poteva addirittura ipotizzare la commissione di reati. E questo era semplice da ragionare. Oggi si tenta di correggere questo tipo di problema. E in effetti, voi avete sentito in questi giorni di dibattito, qualcuno l'ha messo su questi termini. Cioè, qualcuno vi ha detto, vi ha letto la pagina 1 della relazione, vi ha detto che il primo punto è questo. Il fatto che poi nel titolo del disegno legislativo abbia messo dell'altro era legato semplicemente al fatto che poi quello sarebbe diventato un quesito referendario, che non può che essere il titolo del DDL. A quel punto, se il quesito referendario è quello, è evidente che se io leggo che vado a votare per superare il federalismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, contenere i costi del funzionamento delle istituzioni, è possibile che qualcuno mi votare sì. Però no, quanto sia il punto centrale, io non so che sto asservendo il nostro ordinamento al modo dell'Unione Europea. Ora vediamo, dopo questa premessa necessaria, i singoli provvedimenti, le singole modifiche, partendo infatti ancora prima da un'ulteriore premessa, che però è dolorosa, che hanno accennato entrambi i senatori. Il discorso del Parlamento legittimo, che viene considerato quasi superato, chi se ne importa, è irrilevante, l'ha già detto la Corte Costituzionale. No, un problema gravissimo questo. Noi abbiamo soprattutto la Cassazione che ha concluso quel giudizio che dobbiamo andare a guardare, perché la Corte Costituzionale non interviene così a caso. La Corte Costituzionale interviene nell'ambito di una causa dove ci sono dei diritti controversi. Il diritto controverso in questione è la perdita del diritto appunto di voto. All'interno di questa causa, siccome i ricorrenti, tra cui Besostri e gli altri, assumevano privato il diritto di voto, il loro personale diritto di voto, il giudice della Cassazione stessa sollevò l'eccezione di costituzionalità e quindi ragionò sul fatto che poteva esserci un problema di legittimità tra Porcello e tra Costituzione. Ma la Corte dichiara costituzionale il Porcellum, gli atti tornano alla Cassazione. La Cassazione conclude il giudizio e dice che negli ultimi 10 anni in Italia, quindi dà ragione ai correnti, dicendo che negli ultimi 10 anni in Italia si è verificata una grave ed oggettiva alterazione dei principi di rappresentatività democratica. In sostanza, con questa sentenza, dal 1878 al 2014, si è detto in maniera netta che
che l'articolo 1 della Costituzione sia violato in questi anni, la stessa appartenenza al popolo e alla sovranità. A questo punto, torniamo ai lavori dell'Assemblea Costituente e leggiamo: il Parlamento non è sovrano per sé, mai. Il Parlamento è sovrano, quindi legittimato, solo in funzione della delega che noi gli conferiamo. Non è una legislazione autonoma. Se si mina questo collegamento necessario tra noi e i nostri rappresentanti, quel Parlamento non ha alcun tipo di legittimazione. Anche l'obiezione di chi dice che questa eccezione è superata è: la Corte Costituzionale, nel paragrafo 7 della sentenza 1.14, dice, o meglio, non dice che le Camere devono essere sciolte, e dice che il Parlamento, quale organo indefettibile dello Stato, non può mancare e quindi non può ordinare alla Corte Costituzionale lo scioglimento delle Camere. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Il Parlamento non può mancare in uno Stato, ma infatti la Corte Costituzionale faceva riferimento alle situazioni di emergenza, la situazione di prolungatio, in cui le Camere, anche quando sono sciolte, possono convertire ad esempio in decreto-legge in scadenza e quindi essere riunite a luogo, oppure addirittura legiferate direttamente, essere convocate per legiferare, sempre in caso di urgenza, ma previo scioglimento delle Camere, che è presupposto indispensabile. Cioè tu potevi sciogliere le Camere e fare la legge elettorale, la Camera sciolta, convocandole per l'urgenza per poter sistemare e andare a votare legalmente. Questo era possibile. La Corte Costituzionale invece non poteva entrare sugli effetti della sua decisione, perché non è un suo potere. Cioè la Corte Costituzionale non è il figlio della Repubblica che può decidere ogni cosa. No, la Corte esercita i propri diritti secondo le prerogative che la Costituzione gli riconosce. Gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sono stabiliti dalla Costituzione, non dalla Corte. L'articolo 136 dice che una norma dichiarata costituzionale cessa di avere effetti nell'ordinamento dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Cessare di avere effetti significa un normalissimo rapporto da valutare secondo il principio della causa e della sua conseguenza. Quindi, se una norma di carattere costituzionale ha consentito la creazione di un Parlamento non legittimato e questo Parlamento continua a legiferare, per il principio di causa e effetto, gli effetti di questa legittimità si moltiplicano nell'ordinamento. Ogni singola legge in più moltiplica questi effetti. L'indefettibilità, l'urgenza ci consentiva qualche atto di natura ordinaria ma urgente. Non ci consentiva di proseguire l'attività fino alla fine, naturale della legislatura, soprattutto non ci consentiva di licenziare un atto straordinario come la più vasta forma costituzionale della storia della Repubblica, oltretutto diretta alla cessione della nostra sovranità in favore dell'Europa, a prescindere che l'Europa possa piacere o meno, a me non piace, ma a prescindere da questo è comunque una cessione di sovranità. Tutto questo, oltretutto su cui abbiamo intentato una causa sul Tribunale di Roma, su cui stranamente nessuno ha parlato, cioè hanno parlato di cause più o meno tirate un po' per i capelli, a mio avviso non ci stavano, infatti sono finite male, nessuno ha parlato di quella che stiamo portando avanti noi, che abbiamo discusso il 25 ottobre, 15-20 giorni prima del provvedimento. Abbiamo chiesto una misura urgente per fermare questa riforma prima che possa entrare in vigore e a prescindere dall'esito referendario. Già il fatto che non era molto spazio fa capire che gli dava più fastidio come tema. L'abbiamo puntata su questi motivi, sul fatto che a prescindere da tutto questo Parlamento non poteva fare una cosa del genere. Considerate che esiste addirittura nel codice penale l'articolo 287 che punisce il mantenimento abusivo di potere politico, anche solo mantenimento. Fino alla sentenza della Cassazione del 2014 mancava il dopo. Da lì in poi sanno perfettamente di mantenere un potere politico in contrasto con la Costituzione e con il codice penale. Però tutto va bene. Ora veniamo alla riforma. Alcuni articoli meritano assolutamente una menzione, visto l'importanza. La prima norma cambiata è subito la prima norma della parte seconda. Articolo 55. La norma che cambia il ruolo del Senato, il Senato resta. Se si fosse voluto effettivamente abolirlo, lo sarebbe fatto. Resta con una funzione, oltre a varie funzioni legislative, ma con una funzione particolarissima,
è fondamentale nel senso che dicevo prima sulla relazione. Il Senato diverrà l'organo di non eletti direttamente dal popolo, quindi un organismo elettivo di secondo livello, in cui la nostra sovranità si allontana da noi, che diventerà l'organo di attuazione della normativa dell'Unione Europea. Questo è il compito del Senato fin dall'inizio: attuare gli atti normativi delle politiche dell'Unione Europea, testualmente. Quindi cominciano immediatamente così. L'articolo 470 della disciplina del nuovo processo legislativo, con quella figura che aumenta il potere del governo e quindi gli consente addirittura di fissare termini certi per l'approvazione di una legge, di fatto introducendo sostanzialmente una sanatoria illegittima all'abuso di decreti legge, questa volta costituzionalizzata, che permettono al Parlamento il tempo per legiferare, a quel punto il governo spinge se vuole ricorrere alla fiducia o alla dichiarazione di urgenza. L'articolo 70, appunto, per il resto, inquadra le varie materie in cui il Senato continuerà a entrare. Ovviamente sono quelle inerenti all'Unione Europea, ma anche riforma costituzionale, quindi dei non eletti direttamente da noi interverranno su tutte le riforme della Costituzione. Questo di nuovo è incredibile, perché la Costituzione deve essere fatta secondo l'espressione della nostra sovranità. E interverrà poi il Senato sulla più importante legge che hanno fatto lo Stato, la legge di stabilità. Lì di nuovo questi non eletti saranno all'interno di questa riforma. Poi saltiamo un po' degli articoli che potrebbero essere approfonditi ma che ci interessano relativamente, andiamo già al titolo quinto. E quel nuovo 117, che come vi dicevo prima, impone il rispetto di tutta la legislazione nazionale delle norme dell'Unione Europea, cancella la potestà legislativa concorrente da tra regioni, lascia soltanto una potestà esclusiva regionale e una esclusiva dello Stato, però di fatto cancella l'autonomia regionale. Perché la cancella? Perché si inserisce nel testo del 117 una clausola di supremazia in favore dello Stato, che per l'interesse pubblico, ergo di rispetto delle norme dell'Unione Europea, in base al primo comma, può avvocarsi la competenza e superare la decisione regionale. Quindi le autonomie regionali si spariscono definitivamente, con ovviamente un totale radicale contrasto con l'articolo 5 della Costituzione, che invece ci dice addirittura che ad esempio nell'ambito dell'erogazione dei servizi vale il principio non di un ampio decentramento amministrativo, ma del più ampio decentramento amministrativo, quindi portando questa addirittura alle cellule minime dello Stato, quindi addirittura fino ai comuni, che invece sono oggi obbligati spesso alle fusioni, alle unioni, in modo da gestire in un unico ente quelle che sono le utility che domani mattina potrebbero essere privatizzate con un colpo da parte dello Stato senza alcun tipo di rispetto delle volontà delle singole regioni. Questo discorso vale assolutamente anche per la Sardegna, perché non è un discorso che riguarda soltanto le regioni ordinarie, anche quelle a stato speciale, che sono comunque soggetti in ogni caso a questo tipo di vincolo, a questa causa della supremazia. Non ne escono, perché se anche dovessimo argomentare qualcuno approvato che la causa della supremazia non si applica, il comma primo, l'inserimento completo dell'Unione Europea, comunque certo. Quindi la regione, ai sensi del comma primo, deve comunque rispettare la normativa dell'Unione Europea. Ancora si modifica ulteriormente l'attività e la vita dei sindaci, prevedendo addirittura con il nuovo 121 il commissariamento in un comune in cui c'è un dissesto delle finanze. Cioè, ovvero, un sindaco legittimamente eletto può essere rimosso in qualsiasi momento se i suoi conti non sono in ordine. Ma il sindaco potrebbe avere anche i conti non in ordine, perché lo farà chiedere uno prima di lui. Quindi domani mattina, ad esempio a Roma, passando questa riforma, la RAGI può essere immediatamente cacciata, a prescindere di essere simpatica o meno, sostituita con un membro del governo, un commissario di servizio, che a quel punto porterà avanti il lavoro. Visto oltretutto che i sindaci potranno anche entrare in Senato, a questo punto secondo la nuova composizione del Senato di 95 più 5, quindi 95 tra consiglieri regionali e sindaci e 5 senatori, non più a vita ma a scadenza temporale, perché a quel punto loro scadranno, non saranno più perpetui, abbiamo costituito un'istituzione dove paradossalmente non sapremo neanche che succede se qualcuno
non viene rimosso. Se venisse rimosso un senatore, resta senatore, se ne va, cosa fa, cosa succede? No, si deve andare per forza, perché i senatori a questo punto decadranno, fanno decadere il loro mandato territoriale. Al loro posto o resta un posto vuoto, o viene un commissario prefettizio, non lo sappiamo. Il posto vuoto potrebbe interessare per un altro motivo, perché è l'elezione del Presidente della Repubblica. Si è detto che il quorum è stato alzato. In effetti, dalla maggioranza assoluta, dopo il terzo scrutinio precedente, ora passiamo a una maggioranza maggiore, 3/5. Però non è 3/5 dell'intera assemblea, è solo i 3/5 dei presenti. In sostanza, se vanno in 3 a votare, il Presidente della Repubblica si vengono loro 3. Ora, da questo punto di vista, ipotizzando un Senato composto in questo modo, ipotizzando un facilissimo accordo con cui qualche senatore dell'opposizione semplicemente esce al momento della votazione del Presidente della Repubblica, è certamente possibile che il Presidente della Repubblica sia emanazione della semplice maggioranza della Camera. Questo è un fatto che modifica il contrappeso istituzionale, ovviamente da leggere però in combinato esclusivo solo con i dati, perché se la Camera fosse proporzionale, obiettivamente questo rischio non ci sarebbe. Ma se rimarrà in maggioranza, che è un premio di maggioranza in sostanza simile a quello che abbiamo visto con la legge Cervo, cioè con la legge che consultò la regione fascista, in cui il ballottaggio consentirà a una minoranza di prendere il controllo totale della Camera, allora a quel punto la realtà sarà effettivamente questa. E qual è poi l'interesse più grande di avere un Presidente della Repubblica espressione della maggioranza? Di riuscire ad avere la maggioranza in corte costituzionale. Avrete visto cosa è cambiato ultimamente? Dopo l'emissione della legge bilancio in Costituzione è diventato improvvisamente difficile eleggere il giudice della Corte Costituzionale. È stata una vacanza. Perché è così difficile eleggere un professionista che va in corte, che non dovrebbe essere un politico? È diventato difficile perché la partita si è spostata in Corte Costituzionale. Dopo il pareggio bilancio si sono scannati, picchiati, per più di 20 votazioni, mi sembra addirittura, hanno superato le 20, perché volevano a tutti i costi mettere a qualche giudice, una maggioranza di giudici, che fosse favorevole al pareggio bilancio, perché il pareggio bilancio non ha legittimazione costituzionale secondo i principi fondamentali. E allora ci siamo trovati l'inserimento di Barbera e Prosperetti, due giudici che avevano dichiarato infatti che la sentenza sulle pensioni, che aveva indicato il legittimo e mancato adeguamento delle stesse, era in questo punto sbagliata, perché si erano dimenticati la regola aurea del pareggio bilancio e le pensioni si pagano solo se ci sono i soldi. Quindi è diventata a questo punto l'economia superiore addirittura ai diritti fondamentali. E qui bisogna aprire una parentesi, perché molti di voi magari non hanno chiaro perché io parlo con questa forza, con questa violenza, con questo tipo di meccanismo. Perché il problema è che abbiamo perso il concetto di cosa sia lo Stato. Lo Stato ha tre elementi fondanti: popolo, territorio e sovranità. Se mancano uno di questi, lo Stato non esiste semplicemente più. Quindi se la nostra sovranità, come abbiamo fatto con i trattati europei, ad esempio in materia monetaria e economica, è passata a un organismo esterno, noi abbiamo ceduto sovranità. Chiamateci come vogliamo, ma non siamo più uno Stato. E che succede se uno Stato non ha la sovranità monetaria? Lo spiega Tedeschi, l'ex presidente della Corte Costituzionale. Un passaggio che voglio leggere, se lo trovo, perché preferisco usare esattamente le sue parole. Andiamo, nell'imbarazzo, ecco, state fortunati. Zagrebelsky ci ha detto questo sulle parole di Repubblica: si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia. Oggi quasi toccato ai greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le categorie del diritto pubblico formatisi intorno all'idea di Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare, ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri, incorreva sì in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà, ma aveva per definizione il diritto all'ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o consolidare il debito, che è un po' quello che aveva detto anche Borghi con Zanetti sulla Sette qualche sera fa: ridurre o consolidare il debito significa che se la tua banca centrale compra i titoli di Stato, dopo che li ha comprati, se li brucia nel camino, il debito semplicemente scende, non succede più niente.
perché la svalutazione dell'inflazione si è già creata nel momento stesso in cui la banca centrale crea la moneta necessaria all'acquisto di quel debito. E non sapevo rispondere. Eh no. Oppure, dice Tregremensky, stampare carta moneta. La zecca è l'organo vitale dello Stato, tanto quanto l'esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era Dio in terra, ma non sempre un Dio mortale. Tuttavia le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico. Lotta in destino, sconfitta in guerra, non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato. Se oggi diciamo che lo Stato può fallire perché il suo attributo fondamentale, la sovranità, è venuto a mancare. Di fronte a lui si è un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori. Esattamente quanto nelle società commerciali i creditori esigono il pagamento dei loro crediti e se il debitore è insolvente possono aggredire lui e quello che resta del suo patrimonio spartito tra loro. Questa è in sostanza la spiegazione al perché i poteri supranazionali non sono mai previstati oggi di fronte al fatto compiuto. Perché nel 2011 lo spread schizzato sono stati ricattabili? Perché non avevamo una banca centrale e statrice di ultima istanza che potesse intervenire senza alcun limite e inibire un effetto speculativo andando ad acquistare il titolo di Stato e vendendo moneta? Quando lo spread schizzò e imposero il governo Monti, la discesa dello spread, quindi il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi, la sua discesa non fu il frutto delle misure economiche prese da Monti, fu semplicemente il frutto di una dichiarazione di Mario Draghi, che disse che avrebbe fatto tutto quanto necessario per salvare l'euro e che avrebbe a quel punto iniziato a comprare titoli di Stato dei paesi in difficoltà sul mercato secondario, non quindi direttamente dagli Stati, ma al tasso di interesse deciso dalle regole di domanda offerta dei mercati. Questo perché i trattati europei vietano alla banca centrale di aiutare gli stati. Noi abbiamo il paradosso, la follia di un'Europa che non ha una banca centrale, che crea sì moneta nulla come tutte le banche centrali, ma che può dare questa moneta per trattato, per norma, soltanto alle banche commerciali, che poi speculano sui nostri titoli di Stato. In queste condizioni, addirittura Giuliano Marco, quindi non c'è anche un altro europeista, ma uno di coloro che ha contribuito a questo disegno, e ci ha detto che avevano avuto la pretesa faustiana di fare una banca centrale del genere. Sapeva che non poteva funzionare. E infatti questo è avvenuto perché questi poteri economici oggi possono fare questo perché noi ci siamo privati di un elemento che non potevamo toglierci. Potevamo al limite, questo è vero, lo riconosco, trasferire questo potere in ambito europeo. Allora comunque saremmo stati al riparo delle speculazioni, ma non abbiamo voluto farlo. Perché non abbiamo voluto farlo? E qui veniamo alla spiegazione della crisi. Perché la crisi economica non è un incidente, un errore di percorso, è una scelta politica. Una scelta politica diretta a fare che cosa? A fare questo, questa riforma costituzionale, a fare quello che stanno facendo, cioè a smantellare quel sistema di diritti siamo costruiti con il sangue negli ultimi 150 anni in favore del potere di pochissimi, perché questi pochi poteri finanziari sono diventati così potenti da imporci le loro regole attraverso però strumenti giuridici, e quella è la funzione del vincolo del 3% che criticò in allora, che alcuni sospetti solo una persona, Craxi, che ci disse che con quel tipo di parametro, il 3% del rapporto deficit PIL come tetto massimo, noi eravamo nella migliore delle ipotesi in un limbo nel peggiore inferno. Perché? Perché l'Italia, già al momento in cui approva il protocollo 12 allegato al trattato di Maastricht, in cui è inserito questo vincolo, quindi non è nemmeno nel corpo centrale del trattato, è in un allegato, nel momento in cui viene fatto questo, l'Italia avrà più del 3% di interessi passivi sul debito. Quindi che ha dovuto fare? Quello che economicamente si chiama avanzo primario. Cos'è l'avanzo primario? È quando lo Stato ogni anno tassa più di quanto spende. La differenza da dove viene? Da dove viene? Noi non stampiamo moneta. La differenza viene dai nostri risparmi, dalle nostre tasche. Quindi con quella regola si impone una politica monetaria di austerità eterna. Mentre al contrario la nostra Costituzione, prima che introducessero il controsenso del pareggio di bilancio, prevedeva la tutela dei risparmi in tre sue forme.
e risparmio per essere creato, ha necessità di uno Stato che metta moneta nel sistema più di quanto ne toglie. Quando uno Stato fa avanzo primario, cosa peraltro che sarebbe impossibile al primo anno di esistenza di uno Stato? Esempio stupido, se io sono al primo anno in cui Stato impongo la mia nuova moneta, prima non c'era, io non posso prendere questa nuova moneta dalle vostre tasche, la devo prima creare e mettere in circolo. Questo è evidente, se a fine anno passerò tutto quello che ti ho dato, rimarrà zero in mano. Questo principio porta a comprendere il ruolo istituzionale del deficit come credito privato e serve a comprendere che quando manca questo canale ci mancano soltanto le due possibilità, che sono quelle che hanno fatto sì che l'Europa come poco su un limbo, come diceva Grassi, poi quando si è sprotto anche il secondo canale e il terzo è diventato un inferno. Quali sono gli altri due modi in cui la moneta entra nel sistema? Attraverso le banche commerciali all'atto del prestito. Le banche commerciali per norma non prestano la raccolta, non prestano i nostri risparmi, creano moneta quando fanno un prestito. Addirittura per determinate attività come i mutui fondiari non hanno neppure bisogno di lasciare una riserva alla banca centrale. La riserva è soltanto l'ipoteca che mettono sulla casa. Quindi loro creano totalmente la moneta che vi danno per comprare una casa. Questa attività è giusta, è utile all'economia, perché aumenta la moneta circolante. Nel momento in cui lo Stato non fa più il suo lavoro, ovviamente tutto è indispensabile, perché l'unico modo che abbiamo per aumentare la base monetaria dell'economia reale. È evidente che però noi su questi soldi paghiamo poi gli interessi, quindi il sistema delle banche commerciali aumenta la base monetaria dell'economia reale soltanto finché il credito complessivo aumenta di anno in anno. Cioè un anno faccio 100 di prestiti, l'anno dopo faccio 110 di prestiti, l'anno dopo farò 130. In questo modo la base monetaria continua a crescere. Qui, senza canale Stato, si riesce a rimanere almeno nel limbo. Quando si è bloccato anche questo canale, per la crisi partita dalle stabilità d'America, le banche commerciali hanno smesso di erogare prestiti, anche ovviamente per le misure di austerità che sono collaterali, perché se io tasso ovviamente oltre misure, i cittadini non hanno più i soldi per restituire i prestiti, quindi le banche non ci danno più i soldi. Una volta che è morto questo secondo canale, noi siamo passati all'inferno, alla crisi che viviamo. A quel punto dobbiamo soltanto combattere, come prevedono i trattati europei, per le briciole che possiamo ottenere dalle esportazioni, cioè il terzo famoso canale con cui possiamo avere soldi. Se noi esportiamo per quanto importiamo, possiamo ottenere la moneta in questo modo. Il problema però anche qui è che la bilancia dei pagamenti mondiali è per forza di cose in pareggio, tanti esportano, tanti importano. Quindi sulle esportazioni la competizione è assolutamente selvaggia. Keynes stesso ci diceva che le esportazioni possono essere utilizzate in determinati periodi, ad esempio in caso di spinte inflattive si può pensare di potenziare l'esportazione, ma ovviamente non può essere fatto questo sistema per sempre. Allora abbiamo visto all'interno dell'Europa delle esportazioni paradossali, dove noi facciamo il job act per abbattere i salari reali, che è l'unico scopo del job act, quindi abbattere il costo del lavoro, abbattere i prezzi, e la Francia in corsa deve fare la stessa misura, altrimenti acquisiamo in posizioni di maggiore competitività verso i nostri vicini e noi dobbiamo ovviamente sparare vicine peggiore, soprattutto perché l'export ormai in Europa è appannaggio praticamente esclusivo della Germania, perché ha avuto il vantaggio di trovarsi un euro di valore al marco svalutato e quindi hanno acquisito automaticamente più competitività, insieme anche al discorso poi della schiavitù imposta di fatto con l'emissione della Germania nell'est. Una volta che io perdo tutti questi criteri, elementi indispensabili, io perdo il mio ruolo di Stato, succede quello che ci diceva Candamente Monti. La crisi, la grave crisi, diventa lo strumento per obbligarci a cedere la sovranità, perché il costo psicologico di non fare le riforme diventa superiore a quello di farle, perché c'è in atto una crisi visibile, conclamata, dichiarazione che fa il paio con quella di Orlando in apertura. Quindi delle regole giuridiche assolutamente banali, ma di difficile comprensione se si ascoltano soltanto i telegiornali che sono di proprietà loro, quindi non te lo raccontano, sono la ragione scatenante di una crisi economica che diventa la leva per una serie di provvedimenti diretti soltanto a demolire le istituzioni che sono d'Europa, troppo socialiste perché sono troppo garantiste dei diritti dei lavoratori. Questo, molto uno dice, è una tesi troppo complottista. Non lo è, ripeto, perché era quello che aveva causato la seconda guerra mondiale. Ed è abbastanza ovvio che da che sono nati i sindacati di categoria dell'alta finanza, come ci sono i sindacati delle altre categorie,
quindi negli anni 70 la commissione bilaterale, le politiche sono state attuate in questo senso, perché questo gruppo di potere finanziario non è che era la SPEC, erano semplicemente però dei grandi gruppi che avevano interessi comuni. L'interesse comune qual era? Acquisire più profitto. Come faccio ad acquisire più profitto? Devo togliere lo Stato da più settori possibili ed entrarci io. Allora però la pressione privata, ora hanno cominciato il discorso di andare prima in pensione chiedendo i soldi in prestito è un anticipo di quello che sarà. Taglio la sanità perché voglio fare la sanità privata, cioè voglio trasformare completamente lo Stato sociale costituito con il sangue dei nostri padri fondatori per sostituirlo con un regime totalmente neoliberista in cui non c'è più nessun tipo di controllo dello Stato del settore economico, esattamente come prevede i trattati europei, in cui per norma la stabilità dei prezzi è l'articolo 127 TFUE, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, viene prima degli obiettivi dell'articolo 3, cioè della pace e della giustizia. Per norma, è scritto nello studiato. Questo è quello che qua facciamo ancora le fiaccolate, non facciamo l'ospedale. Sì, l'altro ospedale diventerà, o meglio, diventerà privato, ovviamente, con tutti gli altri, cioè non c'è che possiamo fare. Un sindaco che può fare per voi, se dovete tappare una buca, con le norme inserite in Costituzione, questo non da adesso, ma già dal primo golpe 2001-2012, deve per forza prendere i soldi dall'altra parte, deve rispettare le politiche tra entrate e entrate uscite. Non può fare diversamente. Sapete cosa diceva la nostra Costituzione prima di questi interventi normativi? Che le amministrazioni, i soldi per l'attività di spesa ordinaria, di manutenzione, quello che serve per organi servizi, doveva essere data e basta. A prescindere da se erano stati bravi o cattivi, non importava, perché io i servizi fondamentali, che sono quelli che rappresentano l'erogazione dei diritti privati dell'uomo, che possono essere compressi, li devo dare in ogni caso. Tutto questo bel discorso, poi l'obiezione che viene fuori sempre è l'inflazione. Bene, parliamo anche dell'inflazione. L'inflazione per i banchi costituenti era un problema sentitissimo. L'Italia è una cosa al suolo. Se io ho un paese senza produzione, senza gente che costruisce e fa, lavora, io posso anche mettermi a stampare, ovviamente non creo ricchezza, non è l'aumento della ricchezza, l'aumento dell'unità di misura, l'unità con cui si scambiano meglio servizi, quello che ci consente di dare il baratto a un'altra funzione. Quindi è ovvio che allora non funzionava per forza di cose così, ma nel momento in cui ho una produzione avanzata, uno stato fortemente industrializzato, io non posso avere ancora paura dell'inflazione anche quando non c'è. Certo, se ci fosse un'inflazione a due cifre dovremmo fare austerità, è vero, ma se siamo in deflazione, è chiaro che facciamo austerità, se non per volontà politica. Quando noi vediamo questo dato, comprendiamo che manca moneta nell'economia reale, non manca moneta in assoluto, anzi non ce n'è più troppa, però è rimasta tutta nel mondo finanziario, non è scesa nell'economia reale. Dati continua a fare il famoso QE, il quantitative easing, cioè creare un totale nulla e dare ai commerciali. Questi soldi non ci arrivano. Se avessero dato un centesimo di questi soldi per la spesa degli stati, la crisi sarebbe già finita. Non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto perché i trattati lo vietano. Quando è che invece l'inflazione sale? Perché questo va compreso. L'inflazione non sale così per sforzo per io creare la moneta. L'inflazione sale soltanto quando la domanda di beni e servizi supera dall'offerta, ovvero quando i consumi sono maggiori della produzione. Se io vendo panettoni e vado a vendermi e produco 100 panettoni, se ne vendo 20, non gli alzo i prezzi. Quindi se lo Stato stimola il consumo per l'acquisto di panettoni, non alzerà l'inflazione, creerà semplicemente ulteriore ricchezza privata. Il debito pubblico è una cosa assolutamente normale e ovvia per tutti gli Stati nazionali. L'unica cosa è che prima era il debito sovrano. Oggi pochi stati al mondo hanno ancora il debito sovrano. Il Giappone, 240% del rapporto debito PIL, ha un debito oltre l'80% in mano della sua banca centrale. In sostanza, il Giappone decidesse di buttare nel cammino titoli di Stato, infatti ne sta parlando, tornerebbe a tenere la sua parametri di Maastricht domani mattina. Quindi tutto questo discorso sul debito che è diventato, proprio perché abbiamo perso il senso della definizione di Stato come ente di diritto pubblico, allora abbiamo reso un organismo di diritto privato, il debito sovrano, che era ovviamente il credito pubblico e non il debito, diventa debito reale, perché ora siamo un soggetto di diritto privato.
di sovranità che non potevano neppure essere attuati ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione. Quella norma che prevede di poter limitare la sovranità. Limitare non è cederla, non è creare una banca centrale indipendente che corrisponde ovviamente alle democrazie. Perché pensate anche a questo, BCE è indipendente nel senso che un Parlamento, il Parlamento europeo, i nostri Parlamenti nazionali, non possono dare consigli o intervenire nelle sue scelte di politica monetaria. Cioè si è passati dalla democrazia all'oligarchia, in cui pochi decidono e il popolo viene ritenuto non abile a prendere certe decisioni perché non è in grado secondo loro, quindi cancellando di forma con ogni rapporto strettamente democratico. Per cui oggi noi per uscire da una situazione del genere dobbiamo informare su quanto sta accadendo e ricordarci un fatto, l'abbiamo detto insieme anche questo con il Borghi e la Pallo, che è veramente importante. Io non vi sto parlando dello stato delle meraviglie o di un mondo di fantasia miracoloso, io vi sto solo dicendo che lo stato deve tornare a essere uno stato normale, né più né meno. C'è uno stato che è stato per le sue sovranità, secondo i padri costituenti la sovranità doveva essere addirittura incondizionata e incondizionata del suo all'interno. Quelle limitazioni erano soltanto per quelle sovranità che erano effetti oltre i confini nazionali, in condizioni di reciprocità e adesione a un organismo che tutelasse la pace e la giustizia tra i popoli, cioè per l'ONU. Era solo per questo. Allora, a quel punto, un discorso di questo tipo richiede semplicemente tornare ad applicare la Costituzione del 48, che è l'unica riforma che sta avviando in questo paese. Solo questa riforma costituzionale andrebbe fatta. Chiedetevi perché Renzi, che verbalmente si è dichiarato contro i vincoli di bilancio, contro il pareggio di bilancio, nel momento che fa basta la riforma costituzionale, almeno non toglie il pareggio di bilancio. Non toglie perché quella riforma non l'ha scritta lui. Quella riforma è stata scritta, sarebbe interessante capire da chi, ma è arrivato sul tavolo del governo da anni finanziari, li hanno messi di fronte al fatto compiuto. Quando dice Orlando per il 2012, non è frutto del paese, ci hanno messo di fronte al fatto compiuto. Da dove è arrivata quella riforma? Io vorrei che la Procura della Repubblica di Roma aprisse un fascicolo, senti Orlando, sono varie informazioni, vuoi dire chi diavolo è che ha fatto approvare questo tipo di riforma, cioè chi l'ha scritta, perché questo è il punto. E questo invece non viene assolutamente sentito, perché si considera l'emergenza come qualcosa che non si può superare. Abbiamo visto, e vi chiudo, c'è uno spazio di domanda magari sulla riforma costituzionale, se avete altri dubbi proprio tecnici su questo. Abbiamo sentito il Presidente della Repubblica Mattarella che convoca a nominare la Commissione Bilaterale, quindi quella associazione di categoria della finanza, elogia Benjamin Rockefeller e soprattutto fa una frase fondamentale che ci ha suscitato il Quirinale per leggere il discorso. Ha elogiato fuori sganciati da ogni ufficialità nei quali si prendono le decisioni che influenzano i policy makers, cioè i politici. Presidente della Repubblica ci ha detto questo. Cioè capite fino a che livello è arrivato il potere finanziario? Ha preso il controllo delle istituzioni per cambiare la consentita. Calamandrello diceva in quel discorso nel passo precedente che è una carta morta di per sé. Intendeva semplicemente che la Costituzione, i suoi diritti, vivono se noi li comprendiamo e siamo capaci di pretendere nel rispetto. A un certo punto noi non abbiamo più capito quali erano i nostri diritti e quindi pezzo dopo pezzo ci hanno sottratti uno dopo l'altro. E ricordatevi questo, chi ha paura oggi di uscire dall'euro e di mettersi contro questi poteri è una paura comprensibile, avevano anche paura di combattere i nazisti, giustamente, si rischia. Però dovete pensare a quello che rischiamo realmente. E lì torniamo a guardare il modo dei costituenti. Il modello neoliberista dell'egoismo assoluto che prevale su tutto portò alla seconda guerra mondiale. Se continuiamo su questa linea di eventi, noi vedremo la storia di persi. Ancora una volta non avremo imparato nulla. Oggi, rispetto allora, posso essere un filo ottimista soltanto finché ho all'interno della Costituzione quei meccanismi di difesa concepiti dai padri costituenti. Meccanismi che il 4 dicembre spariranno per sempre. Vi ringrazio. Volevo anche dirvi che Marco Bori ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il tramonto della democrazia, Genesi di una dittatura. Chiunque vuole essere un Stato è spazio sul palco. Io ho fatto posto, 200 euro. No, 18 euro.
se avete qualche domanda proprio sulla riforma, anche se avete qualche dubbio proprio interno, approfondiamo questo, qualcun altro? Va fare domanda.
potete anche contestare, ammesso. Anche più chiaro. A quanto penso, a quanto penso anche lui sia grosso il danno appunto in termini economici per quanto concerne la possibilità di comunicare lo stesso. Per quanto ha perso l'Italia, l'Italia come l'anno da questo un quarto della produzione industriale in termini finanziari, vabbè, lì voglio dire il discorso del tasso di interesse, ovviamente oggi i tassi di interesse sono effettivamente bassi, ho fatto miliardi di euro, faccio un calcolo approssimativo. Approssimativo dovremmo, quello che secondo me sarebbe indicativo è calcolare l'avanzo primario di anno in anno, perché questo è un calcolo significativo, cioè quando abbiamo tolto il denaro dall'economia italiana anno dopo anno. La stima della situazione da muore non la ricordo i miliardi, però sono molti sicuramente, perché se noi calcoliamo un 3% con un costo di interessi superiore, facciamo l'avanzo primario che va anche del 2% del PIL, per cui calcolando la cosa sul PIL. Poi c'è anche un altro problema, che potrebbero essere anche quei 200 miliardi che mancano sostanzialmente nell'economia reale secondo i grafici. Cioè, perché noi se guardiamo i grafici, questo è indicativo dell'economia reale, vediamo che la base monetaria è aumentata di anno in anno, per quanto riguarda proprio l'economia reale. A un certo punto si ferma, aumenta soltanto la base monetaria nel campo finanziario, e proseguendo nel grafico, visto che alcuni economisti hanno segnalato effettivamente un ammanco di 200 miliardi. Quindi potrebbe essere un dato indicativo. Dovremmo metterci lì però con il bilancio dello Stato, consultare se rilevano i primari, perché poi quello che abbiamo perso veramente in termini finanziari è questo. Il termine invece dell'economia reale è un quarto della produzione industriale, il terzo è un manufatturiero, è roba da guerra. E roba da guerra, pensate, visto quello che dicevo prima, il problema del scatenare l'inflazione attraverso l'emissione monetaria. Finché siamo abbiamo una produzione industriale, una manufatturiera molto forte, possiamo mettere moneta. Se ci troviamo senza più niente dal punto di vista industriale, noi possiamo mettere tutta la moneta che vogliamo, non cambia niente. A quel punto dovremmo usare un'altra norma costituzionale per ripartire, cioè utilizzare l'articolo 43, quantomeno per chi non ha delocalizzato, e andarci a riprendere con l'esproprio le industrie dei settori strategici necessari per i nostri interessi pubblici. La delocalizzazione invece è ancora peggio, quella è irreversibile di fatto, perché una volta che un'industria se n'è andata, se ne va non solo la fabbrica che viene chiusa, se ne va anche la tecnologia relativa. Quindi a quel punto davvero passiamo dalla potenza industriale via via al stato del terzo mondo. E ovviamente quando non si ha più nulla, non si ha nessun tipo di costruzione, eccetera, anche se si ha la sovranità, si rischia comunque di rimanere poveri. Il problema è enorme da questo punto di vista. E poi c'è anche il discorso della disoccupazione, perché c'è una formula riconosciuta dal mondo accademico dell'economia che ti dice che un 27% di disoccupazione non è la disoccupazione reale che abbiamo in Italia, perché uno che prende 400 euro al mese non può essere considerato occupato, è un motivo di fame disoccupato. Questa formula ti dice che un 27% di disoccupazione crea una perdita all'Italia di 800 miliardi di euro all'anno. Quindi anche la questa, cioè 800 miliardi di euro all'anno è la spesa pubblica dello Stato. Cioè, sì, tra l'altro anche qui. Poi mi dicono che dobbiamo votare sia la riforma perché risparmiamo 49-50 milioni, ma il bilancio lo fatto miliardi. Quindi stiamo parlando di meno di un caffè italiano. Briciola di maggiorino. Sì, non si può, anche qui poi si può dire ancora un'altra cosa, io questo l'avevo inserito anche nell'articolo che mi aveva pubblicato Petri, però questo me l'ha tolto, questo tipo di inciso perché diceva che non c'era spazio, vabbè. Però in sostanza risparmio. Nel momento in cui lo stato di deflazione, non mi appassiona. Perché risparmiamo, visto che la spesa pubblica è una componente positiva del PIL. Se io riduco la spesa pubblica, automaticamente il PIL scende. E non è un rapporto di 1-1. Se io taglio la stessa pubblica di un euro, il PIL non scende solo di un euro, scende di più. Perché scende di più? Perché tolgo l'euro e subito quindi un euro in meno di PIL, ma quell'euro che ho preso comincia a circolare nell'economia, generando un moltiplicatore. Il Fondo Monetario Internazionale, un organismo non già così simpatico, e in mano della vita della finanza, comunque ha stimato che i loro calcoli su quanto fatto in Grecia sono completamente sbagliati,
Loro hanno proposto se tagli leggi dicendo tagliate la spesa, ritenendo in maniera assurda che ogni anno che spese meno, il PIL c'è investimento in euro, il che è matematicamente impossibile, perché il primo passaggio già come minimo un euro del PIL, nella formula matematica del PIL, perché il PIL è concorrente investita. Dopo che hanno distrutto la tercia, tagliando la spesa, hanno portato al raddoppio del rapporto del PIL, quindi a peggiorare la situazione esattamente come stiamo facendo noi, che più facciamo austerità e tagli, più peggioriamo i nostri dati macroeconomici. A quel punto hanno detto, signori, ci siamo sbagliati, e il moltiplicatore della spesa è 1,5, per cui ogni euro di spesa tagliata quindi scende di 1,5, ogni euro di spesa pubblica di più e più sale di 1,5. Questo è il problema. Poi è ovvio che se fai la cooperazione, a me a questo punto domani butto là 4.000 miliardi di spesa pubblica, non risolvo il problema perché più sale di 6.000 miliardi, no, ovvio che no, perché ho dei limiti quantitativi che sono legati ai dati macroeconomici reali. Però oggi porta avanti le politiche che non hanno alcun tipo di senso. Quindi è chiaro che lo risparmio in questo caso non mi appassiona. Poi se noi togliamo quei soldi, così diamo sprecati, diciamo qualcos'altro, può essere che invece di avere un moltiplicatore a 1,5 ci hanno 1,6. Però non è la giustizia di una spesa che fa un moltiplicatore monetario. Tradotto, anche un reato può avere un moltiplicatore monetario positivo. Faccio un esempio stupido. Io un cittadino straniero che lavora in Italia regolarmente percepisce uno stipendio di 1000 euro. Lui a fine mese manda 500 euro nel suo paese. In questo caso lui riduce la moneta circolante nell'economia, mi fa un danno macroeconomico nonostante il comportamento sia lecito. Un giorno sta andando in banca per spedire i soldi nel suo paese, viene raminato l'italiano. L'italiano però invece di dare 500 euro per andare all'estero spende tutti i 1000 euro che gli ha rubato in Italia. In questo caso un reato dà un effetto positivo all'economia. Quindi quando noi parliamo di sprechi dobbiamo capire che se io compro 100.000 pezzi di agende per lo Stato che fanno veramente schifo, ma le compro a qualcuno che ha le mani bucate, spende ogni singolo euro che ha preso per economia reale, potrei avere quello spread un moltiplicatore positivo sulla macroeconomia superiore a qualsiasi altro spesa intelligente. Quindi il problema di dove spendo, parlo di giustizia sociale, che è un'altra cosa. Quindi è il mondo della microeconomia, della giustizia sociale, con gli altri tipi di regole, dove i reati puniscono in quanto tali. Però il collegamento con la macroeconomia non c'è. Per esempio, altro esempio paradossale, se lo Stato italiano vuol comprare un macchinario, oggi ha due offerte, una 100 e una 50, quella 100 è un'impresa italiana, quella 50 è un'impresa straniera. In quel caso, se lo Stato va a comprare all'impresa straniera, lui perde soldi da guadagno, anche se è risparmiato, perché quei soldi vanno direttamente all'estero. Non c'è un moltiplicatore monetario positivo, sono semplicemente persi. Quindi ci hanno veramente infrangito la testa su dei concetti che non hanno alcun tipo di senso, perché sono discorsi completamente su piani diversi. L'evasione, stesso ragionamento. L'evasione, in condizioni normali, qual è il problema che crea? Crea un problema di erronea redistribuzione della moneta tra i cittadini. Cioè, chi può dare accumulerà più risparmi di chi non può dare. Ti puoi valere tantissimo, magari accumulerà talmente tanti risparmi che non riuscirà neanche a spendere. L'accumulo è negativo da quel punto di vista. Ma nel momento in cui c'è uno Stato come oggi, che fa avanzo primario per rendere l'oro per 20 anni e ci impoverisce anche dopo anno, l'evasione dell'autonomo è quello che consente ai dipendenti di una transitta di vita che non si necessita, perché questi soldi circolano un po' di più per risparmiare l'economia. Quindi anche lì sono ragionamenti diversi. Tant'è vero che parli di costituenti, che cosa devono fare? L'articolo 53, quello sulla capacità contributiva, non è inserito nella parte economica della Costituzione, è inserito nei rapporti politici, perché le tasse hanno funzione di politica monetaria, cioè servono a regolare l'inflazione, quindi a togliere le moneta quando ce n'è troppo poca, ce n'è troppa, servono a decidere i tassi di interesse, servono ovviamente a distribuire la ricchezza tra le popolazioni e servono a imporre l'uso di una moneta sul territorio. Perché io cosa non serve a finanziare le spese pubbliche, non serve. Se lo Stato vuole costruire un ospedale lo può fare se le persone capaci a costruirlo e sanno le prime. Tsunami in Giappone
Giappone è devastato, non è il terremoto nostro, anche se drammatico, nel conto delle vite umane. Qui si parla di una zona del paese, rasa completamente al suolo. Hanno ricostruito tutto immediatamente. Sapete dove non hanno ricostruito? Dove non hanno la materia prima per ricostruire. Questo è il punto. Cioè, finché c'era la materia prima, loro sono andati avanti, non era un problema, non hanno utilizzato. Anzi, paradossalmente hanno creato ricchezza. E questo è strappato. Persino ha detto a Del Rio, comunque ad Arrando, che sul terremoto avete un'opportunità, tutti giù a distaccarlo. Certo, sicuramente fa schifo. Però lui perché avete un'opportunità? Perché pensava, voi avete di no, vi avrebbero consentito di mettere fuori dal principio del limite di bilancio europeo, del patto di stabilità e crescita, quindi fuori dal limite del 3%, le spese di ricostruzione. Se avessi potuto spendere per la ricostruzione senza considerare all'interno dei vincoli, avrei potuto magari diventare un anno di avanzo primario e quindi mettere nel sistema più moneta di quanto ritorno. In questo senso allora il terremoto è benefico per l'economia. Potete vedere come siamo prodotti. Uno Stato che non fa neppure sicurezza, e oggi l'Europa ci ha vietato con la sorella sia di intervenire, possiamo superare i parametri per intervenire, sia per mettere in sicurezza. Quindi noi vediamo una situazione di un terremoto, magari di magnitudo 6, ma una catastrofe, quando in Giappone nemmeno si sposta, non si alza dal letto. E questo è di nuovo un atto criminale prodotto da questi signori che sanno effettivamente che queste catastrofi potrebbero rallentare la mossa che hanno su di noi, perché paradossalmente sarebbe potrebbe un intervento benefico per l'economia. Quindi siamo proprio a livello di paradosso, all'incredibile. Tutto legato al fatto che è tutta la pescia. E queste cose, Keynes, le diceva nel 1933, voi andate a leggere, ho messo anche nel libro di integrale, autarchia economica di Keynes. Keynes gli dice che coloro che applicano queste regole finanziarie allo Stato sono imbecilli ed obbligati, non riescono a capire le cose più semplici, filano le realtà più semplici e sposano un'idea di una società schiava della parodia del vincolo di un contabile. E Keynes ci ricordava che noi saremmo stati certamente più ricchi se avessimo utilizzato tutta la forza lavoro che avevamo, invece di tenere la gente nell'ozio. Il problema è che, ai fini della resa economica, tenere la gente nell'ozio, essere poveri, rende per qualcuno, rende per chi vuole mantenere un potere politico. Keynes purtroppo fu sconfitto con i primi accordi di Bretton Woods, che furono tra l'altro ratificati dalla nostra assemblea costituente, nessuno di questo normalmente lo ricorda, e furono, secondo gli stessi nostri padri fondatori, una cessione di zona internazionale, a cui hanno costretti perché purtroppo c'erano i fucili degli americani. E perché lo fecero? Cosa successe? Successe che a quel punto si aboliva il gold standard, ovviamente, però tutta la moneta doveva, la valuta di riserva diventava dollaro, solo quella per le dire di no, ovviamente quando lo fu, infatti furono aboliti, ma di fatto il dollaro diventava moneta di riserva mondiale, garantendosi quindi quella forza che poi hanno utilizzato per mantenere un cappio al collo di tutti gli altri stati. Per i nostri padri costituenti che questo fosse cessione di sovranità era evidente, perché loro quando hanno scritto la Costituzione conoscevano le politiche macroeconomiche. Se prendete un libro di macroeconomia prima dell'avvento dell'euro, queste cose le trovate tutte. Nei libri di macroeconomia scritti dopo trovate Keynes e neoliberismo, messo in un modo che il neoliberismo sembrerebbe corretto di quello di Keynes. In effetti gli altri corretti, ma per chi? Per l'1% della popolazione di vita del mondo. Cioè, sono politiche macroeconomiche giuste, ma giuste per pochissimi. Questo è il problema. Salutiamo il sindaco. Grazie a te. Altre domande? Tu? Raccomando. Questa è l'informa, il credito della prima, il punto di vista di voi o comunque no? Poi scusa, per carità, no? Quella di Candeloni, il credito di voi, qual è la peggiore? Ah, quella di Candeloni, prima si è fatto quello ed era un inizio, poi si è andati avanti con peggioramenti complessivi del sistema. E quella peggiore di prima. Era già bruttissima la prima, però la prima era definitiva. Quindi passo dopo passo vado a peggiorare. La peggiore è l'ultima perché è colpo di grazia. Però non è che, scusate, se io accoltello una, una coltellata, te la faccio male, magari anche questo non è novitale. A seconda prendo una novità, è un ammazzo, ecco. Quella peggiore è tutto un atto criminale.
sicuramente quell'intervento del 2001 non è ancora fatale, anche se è stato un colpo durissimo soprattutto ai comuni, perché già da allora fu introdotto quel concetto assurdo della parità nelle entrate e nelle uscite, che hanno mascherato attraverso il discorso dell'autonomia. Si dicono ti do autonomia di spesa, si è capito, ma tanto per fare la parità significa che comunque ovviamente se voglio ricavare la buca devo prendere i soldi dalle tasse di qualcuno di voi. Questo è ci sono tre domande. Allora andiamo a mangiare. Possiamo chiudere.